noi siamo sicuri della significanza come valore linguistico di questo documento perché la frasetta che vi ho ricordato è inserita in un contesto latino, cioè quindi un chiaro stacco tra latino e italiano, la piena consapevolezza di usare un codice diverso. Nello stesso tempo la lingua è perfettamente autonoma rispetto al latino, anche per quanto riguarda alcune parole che hanno già un valore tecnico giuridico. Pensiamo a parte, Sancti Benedicti. Sancti Benedicti è un genitivo latino, ma parte no. Parte è esattamente, ha esattamente il valore giuridico che ha oggi nel linguaggio giudiziario, quando si parla di le parti come attori, come diciamo, protagonisti di un processo, come protagonisti di una causa. Ma pensiamo anche ad un'altra cosa. C'è un fenomeno caratteristico dell'italiano colloquiale che prende il nome di dislocazione a sinistra. Di che cosa si tratta? Si tratta dell'anticipazione di un elemento della frase attraverso un pronome atono. Trent'anni, quelle che le terre, eccetera, trent'anni le possette. In questo caso abbiamo una posticipazione. Potrebbe sembrarci una ridondanza, ma in realtà è una struttura caratteristica dell'italiano. Se io dico il giornale l'ho già comprato, non faccio altro in una frase dell'uso familiare, domestico, non faccio altro che riproporre questa formula, che non è quindi una ridondanza, qualcosa di vizioso, qualcosa di inutile, ma è una struttura reale dell'italiano parlato. Questo per sottolineare come in queste formule sia già presente nella sua estrema realtà colloquiale l'italiano successivo. Ed è curioso, significativo notare che mentre l'italiano che io sto parlando coincide sostanzialmente per le sue strutture di fondo col fiorentino antico, la prima testimonianza di un volgare ci rimanda ad una parte d'Italia diversa, cioè a quella che oggi corrisponde al Lazio meridionale. E questo però ci dice quanto sia significativa quanto sia significativo il filone giudiziario, giuridico, nella formazione del volgare. Dicevo, i testi poetici devono aspettare ancora un po', perché dobbiamo arrivare, nella migliore delle ipotesi, alla fine del XII secolo, quando abbiamo le prime testimonianze poetiche di un volgare, e poi arrivare all'inizio del XIII, all'inizio del 200, con la grande fioritura della scuola poetica siciliana, che è la prima corrente poetica organizzata, da cui normalmente si parte a scuola quando si studiano i primordi della letteratura italiana. Ma come si vede, sono passati più di due secoli da questo antico placito campano.